lunazione di marzo. La prossima luna, appunto, sarà la luna piena di marzo, ovvero la luna della semina, la luna del vento, la luna del corvo. Viene conosciuta con tantissimi nomi, come appunto in base a come si è conosciuta, in base appunto alla corrente che si segue. Io l'ho conosciuta come luna della semina e secondo me è il nome, tra virgolette, più azzeccato per questa luna proprio perché? Perché si va a parlare della semina, di seminare non soltanto a livello fisico ma anche a livello spirituale. Come in tutte quante appunto le nostre lune c'è il riscontro sia fisico che sia spirituale, c'è appunto sempre questa corrispondenza perché? Perché noi andiamo a lavorare con la nostra spiritualità. E la nostra spiritualità non è legata altro che a quello che ci circonda, a quello che vediamo, a quello che riusciamo a percepire e quello che riusciamo a vivere. Quindi, questa luna che cos'è? È la luna, diciamo, della rinascita. Se nella luna precedente di febbraio siamo riusciti a vedere qualche piccolo segno che la Terra sta crescendo, rinascendo, e ci siamo accorti che in realtà non era morta, ma si stava semplicemente riposando, pronta per una nuova vita, una nuova esplosione di colori, una nuova esplosione di fertilità, una nuova esplosione di natura. Adesso riusciamo a percepire non soltanto a livello spirituale, ma anche a livello visivo. Ci siamo sicuramente accorti tutti quanti che gli alberi hanno iniziato a mettere fiori, ma va Giamila, ci mancavi tu che ce lo dicessi, non me ne ero accorta che c'era la mimosa che aveva fiorito. Appunto, una tra le piante principali per questa festività, secondo me, è la mimosa, perché è una pianta che c'è soltanto adesso, non ha un ciclo di fioritura, di sfioritura, di rifioritura, come magari potrebbero essere anche le rose, che più o meno, perlomeno le mie, riescono a fiorire da adesso per tutto ottobre inoltrato. La mimosa c'è soltanto adesso, secondo me è la pianta che rappresenta al meglio questa festività perché è abbastanza facilmente reperibile, soprattutto adesso che c'è stata la festa della donna, alzi la mano la prima donna che non ha nemmeno un po' di mimosa, nemmeno da sgraffignare alla vicina di casa. Io, come molti di voi sapranno, ho una pianta gigantesca in giardino. Se qualcuno è interessato ad avere un po' di mimosa mi chieda pure perché io sono un po' anche allergica alla mimosa e ce l'ho preciso sotto la finestra di camera. Comunque, come appunto tutte quante le lunazioni, come tutte quante le festività, quindi non soltanto Yesbat, ma anche Sabba che abbiamo già affrontato, e se magari non lo sapete, vi lascio giù il link nell'info box dove appunto ho già parlato di tutti quanti Sabba, le festività maggiori appunto pagane. Si fa con quello che si trova, si fa con quello che ci circonda, si fa con la natura. È appunto, come ho detto prima, il momento di seminare non soltanto a livello fisico, perché appunto inizia il periodo della semina andando in questo periodo di marzo incontro alla primavera, perché intorno al 21 marzo ci sarà l'equinozio di primavera, festeggeremo tutti quanti insieme appassionatamente Ostara. Ci sarà la semina, appunto, maledetta memoria piena. Stavamo dicendo, ci sarà la semina anche a livello spirituale, ovvero è il momento di fare una lista e di esprimere, tra virgolette, dei propositi da seminare adesso e coltivare durante poi l'anno. Per molte persone che mi seguono anche al di fuori di questi video pagani sapranno che finalmente sono riuscita a trovare un lavoro. Il lavoro dei miei sogni, diciamo, e quindi per me è un momento molto importante che c'è da seminare non soltanto appunto di buoni propositi casuali, ma i miei saranno proprio mirati appunto a questo nuovo lavoro e sono un pelino eccitata. Sostenetemi, supportatemi. Appunto, c'è questa area di cambiamento e non ci poteva per me essere appunto cambiamento più grande. Ci sono altre piante, ovviamente, oltre alla mimosa che nascono in questo periodo, che si possono appunto adoperare in questo periodo, come per esempio sono le violette, le prime margheritine che stanno nascendo e sono molto belle anche per decorare il nostro altare. Adesso appunto vi vado un po' a parlare di come solitamente io decoro il mio altare. Appunto, prendiamo quello che ci offre la natura, quindi andiamo a prendere quello che c'è al di fuori e cerchiamo di portare un po' della primavera che c'è al di fuori, appunto, delle nostre stanze, anche all'interno delle nostre case, all'interno appunto della nostra vita. Cerchiamo di portare un po' di primavera anche dentro di noi. Cosa c'è più bella se non decorare l'altare appunto con tutti questi fiori? D'inverno è un po' più complicato, diciamo, trovare qualcosa di bello e colorato per decorare l'altare. Oh mio Dio, sto diventando cinese, non dico più la R. Decorare l'altare e adesso abbiamo
Cosa possiamo desiderare di più? Abbiamo dei fiori bellissimi. Quindi decoriamo l'altare con fiori, ma decoriamo anche l'altare con semi da benedire, che possiamo sia mangiare, come per esempio i semi di zucca, i semi di girasole, tutti appunto anche i semini di sesamo, farci anche magari del pane, delle, come si chiamano in italiano, le ciacce, le schiacciate. E quindi di fare un po' di cibi con questi semi per portare appunto la simbologia del seme da piantare anche all'interno di noi. Possiamo anche benedire dei semi che poi dopo appunto possiamo andare a piantare anche in dei piccoli vasi perché magari appunto mi rendo conto che non tutti hanno la fortuna di abitare in campagna, magari abitando in città comunque si può tranquillamente prendere un vaso di fiori, riempirlo di terra, riempirlo di un po' di concimi e piantare dei semi e poi farli crescere lì con delle piantine che poi dopo potremo anche mangiare o utilizzare appunto durante tutto l'anno. Che momento migliore c'è di questo se non per benedire i semi, quindi avere già delle piante cresciute benedette da ribenedire e da enfatizzare appunto questa benedizione. I colori sono come per Ostara, sono dei colori molto chiari, molto però anche allo stesso tempo vivaci come il verde, il lilla, il rosa chiaro, che ricordano comunque appunto sempre la natura che c'è fuori da portare all'interno del nostro cerchio. Magari c'è anche chi festeggia senza aprire il cerchio, comunque sopra il proprio altare. Le pietre invece sono l'acqua marina e le matite, ma poi anche qualsiasi altra pietra vi sentite di portare, perché non mi stancherò mai di dirvi che la magia non è quello che è scritto in un libro, quello che hai studiato nella vita, è l'istinto, è quello che sentiamo e quello che proviamo noi. Quindi se per esempio voi volete e vi sentite di portare all'interno del cerchio un'ametista, la dovete portare, perché non è perché non è scritto nel libro, allora non ce la dovete portare. Dovete fare quello che vi sentite, ovviamente con una logica. Comunque, quello che vi sentite, quello che è istinto, la magia, la natura è istinto, è quello che vi sentite, è quello che dovete fare. Non dovete seguire i libri, dovete essere istintivi. Io, appunto, non mi stancherò mai di dirvelo. Ci sono un sacco di persone che mi scrivono come fare questo, come fare quest'altro, come posso fare. Fate come volete, seguite il vostro istinto, perché il vostro istinto difficilmente sbaglia. Il piccolo popolo inizia appunto a risvegliarsi con la venuta della primavera, quindi è bene festeggiare anche loro, è bene farli sentire bene accolti e pronti appunto per iniziare il processo della primavera e dell'estate insieme. È bello decorare anche il cerchio, il perimetro del cerchio con dei fiorellini appunto che riusciamo a trovare, appunto utilizzarli, magari essiccarli e poi dopo tenerli con noi per tutto quanto l'anno, caricarli e usarlo come una specie di purpurri magico, appunto mettendo anche degli oli essenziali floreali, perché come vi ho detto si sta risvegliando la primavera e quindi è arrivato il momento di portarla all'interno delle nostre case, ma è bene anche pulire le nostre case. Fare delle pulizie belle approfondite, non soltanto a livello di polvere, che comunque togliere la polvere dalle case fa sempre bene, ma anche appunto a livello di energie, quindi di dare una bella pulita alla casa, aprendo le finestre, dando aria, pensando di eliminare in quel modo non soltanto la polvere, ma anche il vecchio, il pesante, tutto quello che vogliamo eliminare appunto delle stagioni passate. Quindi bisogna fare le classiche pulizie di primavera, che appunto se si chiamano pulizie di primavera non è che sia proprio un caso, come tutte le cose, vi accorgerete che c'è sempre una motivazione, una cosa dietro. E quindi appunto di fare queste pulizie di primavera e pulire tutto quanto, polvere, sporco, sporco spirituale, sporco fisico, e buttarlo via dalla finestra, fare una bella purificazione in tutte quante le stanze. Per la purificazione appunto vi consiglio di farlo vicinissimo alla luna piena, magari subito dopo passata la luna piena, perché le purificazioni avvengono meglio in luna calante e magari poi per ricaricare appunto le stanze aspettate la luna crescente, create una bella energia, create e cercate di portare la primavera, prendete dei fiori che trovate all'esterno, porteteli in casa, portate la primavera all'interno della vostra vita, della vostra casa, all'interno della vostra famiglia e vedrete che sarà una celebrazione bellissima. Anche perché se nelle lune scorse ci eravamo un po' concentrati soprattutto su di noi, sulla nostra famiglia, sul nostro passato, adesso dobbiamo proiettarci verso nuove conoscenze, verso nuove amicizie, perché appunto dobbiamo seminare anche nuove conoscenze, nuove amicizie che possono maturare durante tutto quanto l'anno e ritrovarcele magari che siano amicizie anche importanti, creare dei legami belli forti.
E perché no, magari trovare anche il migliore amico della vita con cui condividere tutte le vostre esperienze. Quindi non bloccatevi sulle persone che conoscete, cercate di fare nuove amicizie. Anche ora, soprattutto con Facebook, è facilissimo. Iscrivetevi a nuovi gruppi, cercate appunto di creare nuovi legami, di creare nuove amicizie e di spingervi, di non fossilizzarvi e di rinnovarvi, perché appunto. È la primavera che sta nascendo, nascete anche voi come nuovo carattere. Quindi, niente, io spero di avervi detto tutto quanto, quello che era importante, appunto, come sapete io riassumo, 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 faccio uscire proprio il succo distillato di ogni cosa, in modo che tutti appunto possano seguirmi. Poi, come vi ho sempre detto, che spesso mi dite sì, è troppo semplicistico, ma è troppo semplicistico semplicemente perché io voglio, che questo canale non era nato come un canale appunto dove si trattava paganesimo, voglio cercare di far conoscere appunto a tutti quanti il mio modo di pensare, in modo che le persone non abbiano più paura delle streghe cattive con i porri sul naso, con i porri. Poi ci facciamo anche la zuppa con le cipolle, basta. Oggi sono più fusa del solito, fortunatamente le giornate si stanno nuovamente allungando, appunto andando incontro alla primavera. Riuscirò sicuramente a esservi presente, a fare più video. Comunque, io vi dico sempre: se avete un modo differente di pensare, di ragionare, di celebrare, fatemelo sapere con un commento su Facebook, su YouTube, ovunque troviate questo video, perché è bellissimo scambiare esperienze, scambiare opinioni e insomma, cercare di confrontare, perché io, come vi dico sempre, non si smette mai di imparare. Non c'è il sacerdotessa o il sacerdote assoluto che sa tutto e non ha più bisogno di imparare. Tutti abbiamo bisogno di imparare perché continuiamo a conoscerci e continuiamo a conoscere, a fare conoscenze. Quindi, appunto, fatemi sapere un po' come festeggiate anche voi o come appunto fate, se avete anche qualche cosettina carina da fare per decorare l'altare. Appunto, fatemi sapere con un commentino. Per il resto vi mando un bacione e se volete ci vediamo nel prossimo video. Queste cose ipnotizzanti. Perché ho questa voglia impulsiva di fare un tatuaggio oggi? Più di quella che io abbia di solito. No. Oggi siamo tornati a Camden Town per vedere un po' che differenza c'è tra il...